Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi mostrerò questi tre modellini che mi hanno regalato oggi a scuola e faremo un pochetto la recensione. Ma prima che inizi il video mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e spolliciate, ma l'importante è che i miei video vi piacciono. Allora, prima di tutto volevo dirvi se scusate se in questi giorni sono mancato, ma ho avuto un sacco di impegni, ma incomincerò anche a portare più video quando potrò. Comunque ragazzi, bande ciance, cioè, e incominciamo. Vi dico prima che tutti questi modellini sono 1,64, sono modellini 1,64 che mi hanno regalato oggi e sono tutte tre delle Hot Wheels. Poi qua ho anche alcuni modellini che ancora non vi ho mostrato. Queste qua sono sempre dei miei una collezione dei miei telefoni. Poi, questi sono sempre modellini che ancora non vi ho mostrato, ma che vi devo mostrare. Là sotto ne ho uno che ancora che sto riparando. Comunque, bene le ciance, incominciavo. Vi mostro, incominciamo questa Mazda RX7. Una specie di Mazda, soltanto che si chiama 24/7. Non è proprio il vero nome, ma questa rimane sempre una RX7 perché la forma è di una RX7. È in scala 1,64 delle Hot Wheels. Bande ciance, e questa RX7 ve la faccio di intorno, di dietro e gli interni. Questa macchina sinceramente mi è piaciuta un sacco e ringrazio questo mio amico che me l'ha regalata. Lo ringrazio un sacco. Poi, allora, la macchina non è che sembra proprio una RX7 dai fari e di dietro, però la forma è quella. Poi ragazzi, siamo a questa Mitsubishi Lancer Evolution del 2008 in scala sempre 1,64 delle Hot Wheels. Questa mi è piaciuta un sacco anche per il colore. Purtroppo non è che abbia tanti dettagli, però avrei preferito che avrebbero pitturato i fari, avrebbero fatto per bene la marca. Però nonostante questi siano modellini così per i ragazzini, però anche per i collezionisti, questi qua sono buoni anche dalla forma e si capisce che sia una RX7, non per i bambini. Queste qua sono anche da collezione, queste. E sinceramente a me piacciono anche le Hot Wheels. Comunque, bande di ciance. E questa Mitsubishi Lancer Evolution, ve la faccio di intorno, di dietro e gli interni, che non si vede niente. Poi ragazzi, passiamo all'ultima macchina di oggi, che è una Subaru VRX ST, sempre in scala 1,43 delle Hot Wheels. Questa mi è piaciuta un sacco anche per il colore, ma mi sono piaciuta un sacco la forma, mi è piaciuta un sacco. Mi piace un sacco a me la Subaru pure come auto giapponese, oltre la Nissan e altre auto, e la Mitsubishi. Comunque ragazzi, bando alle ciance, questa Subaru VRX ve la faccio di intorno, dietro e gli interni. Questa è una bellissima macchina, tra l'altro anche per le ruote, sinceramente mi piace. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!